si formalizza un protocollo che in realtà è già in piedi, ecco come cambierà il presente e anche il futuro delle cure oncologiche tra le Marche e Milano. Ah, il cittadino al centro dell'interesse della regione in questo momento, il cittadino marchigiano non dovrà più spostarsi sia per le diagnosi che per le cure, il cittadino marchigiano avrà a disposizione la cooperazione tra i due istituti che sarà importantissima soprattutto per le sperimentazioni anche di nuovi farmaci, quindi è una scelta scientifica assolutamente importante che avrà una grande ricaduta sulle pari opportunità del malato oncologico, in particolare delle Marche. Al di là di tutto il dibattito che c'è in corso sul riordino ospedaliero, comunque la sanità marchigiana sta guardando avanti, sta migliorando, sta potenziando le risposte da dare al territorio. Ma l'Istituto Nazionale Tumori di Milano, che è il primo istituto italiano per la ricerca oncologica, decide di sottoscrivere un accordo proprio con le Marche, quindi le Marche sono la prima regione che sottoscrive un accordo con questo istituto, un accordo di cooperazione e quindi un accordo biunivoco. Un punto importante che oggi viene sancito ma che non inizia oggi, la collaborazione in atto tra i professionisti da molto tempo, questa è un'importante formalizzazione di questa collaborazione, non solo, è anche la formalizzazione di un inizio che secondo noi potrà avere molti altri sbocchi. Con quali scopi per il cittadino? Perché poi non è soltanto, c'è un tema di ricerca, c'è un tema di collaborazione nella ricerca, ma c'è anche un'utilità immediata per il cittadino. Per il cittadino al quale eviteremo il più possibile gli spostamenti, le migrazioni sanitarie per avere le stesse cure in tutti i luoghi con tutte le collaborazioni che possiamo avere che sono sempre cure d'eccellenza basate sulla ricerca. Cioè il cittadino marchigiano avrà la possibilità di curarsi nelle Marche con gli stessi protocolli che avrebbe curandosi a Milano e viceversa, perché è una collaborazione, non è un trasferimento di conoscenze unilaterale. Naturalmente le conoscenze nascono dalla collaborazione, dalla sinergia tra forze e impariamo reciprocamente su basi scientifiche a trattare meglio le patologie che andiamo curando. Adesso partiamo da una serie di patologie, ma probabilmente la collaborazione sarà allargata anche ad altri.